Aoshimasu, benvenuti nel Kanekaku Kanai, che sono Sangyeon Devicho, maestro di Aikido, Daito Ryu, uno storico e uno youtuber, ok? Il video di oggi è riguardante a YouTube Sensei. Ne ho già accennato, però se l'avete visto, nel video dove due youtuber e maestri famosi fanno una... è nata una diatriba nella non diatriba, ok? Mano a spadaccini, eccetera, eccetera. Quindi vi consiglio di andare a vedere i loro canali, iscrivervi ai loro canali, anche se non serve perché sono canali di grande successo, quindi sarebbero loro a dirmi a dover dire di iscriversi al nostro, perché effettivamente siamo un po' pochini e non è un canale così per stare insieme. Comunque sia, parliamo di YouTube Sensei, che è un argomento che a me preme moltissimo, ma lo facciamo tra qualche secondo. Hai Onashimasu, benvenuti di nuovo nel Kanekaku Kanaiki. Allora, il discorso fondamentale di YouTube Sensei che cos'è? Sta nel fatto che molte persone utilizzano, che poi in realtà dei fatti oggigiorno è diventato Instagram Sensei, capito? Sta nel fatto che molte persone hanno cominciato a mettere dei video bellissimi online, questo bisogna ammetterlo. In confronto a quando crescevo io, che non c'era neanche internet, e poi l'internet è arrivato verso gli anni 90, fine 90, in metà 90, non mi ricordo neanche più, ragazzi. Comunque, mi ricordo quando arrivò, vi erano le prime chat, mi ricordo che quando si scrivevano nei primi forum si diceva: ah, in questo link trovate, senza neanche avere paura di che cosa fosse il link, che magari era pieno, strapieno di virus, di malware, eccetera, eccetera. Si andava lì in quel link e si cercava di vedere i primi, nel caso dell'Aikido, Stefan Stenhood, che è un mio senpai, perché è ovviamente più anziano di me come praticante, ed è stato uno dei primi a mettere i video online. Cosa si faceva con questi video? Si cercava di vivere a casa quelle sensazioni che purtroppo non avevi quando uscivi dal dojo, perché la vita del dojo era bello, io volevo stare sempre lì. È un dato di fatto. Se era possibile, ci stavo tutti i giorni dove era possibile praticare. Perché te lo permettevano? Era un'epoca. No, sì, in questo caso sto facendo il boomer che parla anche se il boomer, per io che vengo dalla generazione X, non sarebbe giusto, però effettivamente parlo da boomer parlando nostalgicamente, melanconicamente del passato. È vero, questa voglia di stare sempre al dojo c'era. Come del resto questa sensazione ce l'ho ancora, anche io voglio sempre ritornare al dojo per praticare e poter stare con i miei allievi. Questo è vero, eh? Non c'è mai stato un giorno in cui non sono voluto andare, ok? A parte quelle volte in cui ero veramente molto stanco e magari volevo rimanere a casa, però tendenzialmente diciamo mai. Allora, qual è il punto focale? Che oggigiorno ci sono più mezzi, lo sappiamo tutti. I mezzi, e lì vi consiglio veramente di guardare quel video che ho fatto. I mezzi sono positivi da un lato, negativi dall'altro. Positivi perché ci hanno dato anche la possibilità di vedere quello che non era vero. Perché all'epoca, quando imparavo, e ancora tutt'oggi imparo, ragazzi, non è che si smetta di imparare, si impara anche dai propri allievi. O da persone, dagli amici, per esempio stasera, mentre sto registrando il video, arriverà al mio dojo il maestro Fogu, che saluto. Il maestro Fogu è un settimo dan di karate. Quindi verrà a farci una parte di lezione e faremo uno scambio culturale tecnico. Quindi sono molto molto contento di questa cosa. Comunque, non si smette mai di imparare, ribadisco. Il punto focale sta nel fatto che ci sono tanti video, tante informazioni e ci hanno insegnato anche a evitare i maestri fake. Perché all'epoca, quando imparavo, come vi stavo dicendo, quando imparavo tutto quello che ci dicevano era oro colato, quindi nello shuari era veramente a copiare e basta, perché non c'erano ulteriori informazioni. L'unica cosa che vedevi era Van Damme che volava o Steven Seagal che faceva le cose. Che poi alcuni credono ancora in Steven Seagal nel 2023, vabbè, lascia il tempo che trova, però in generale era questa l'iter dei noi praticanti, ok? Oggi ci sta molta più possibilità, molta più carne al fuoco, molte più voglia di avere informazioni, imparare nuove cose. Ed è vero, ci sta molta, anche molta più qualità, ragazzi, veramente come vi stavo dicendo. Quantità e qualità, perché effettivamente i grandi maestri, sapendo che rimanendo senza i social sarebbero isolati, piuttosto che essere isolati, condividono e si vedono tecniche che ai miei tempi era impossibile da vedere.
Cioè, parliamo anche del Daitoryu. Ci sono tanti canali bellissimi, quello di, della scuola di Kondo, dove si vedono tecniche che ai miei tempi era impossibile da capire, cioè da vedere. Cioè, anche solo vedere Ippon Dori, sapere che cos'è un Ippon Dori, è affascinante. Qual è il problema? Il problema sta nel fatto che ci sono tanti tecnici, tante persone, soprattutto anche nell'MMA, nel Brazilian Jiu-Jitsu, e mettete tutto quello che volete, ok? Ci sta, vi ripeto, ci sta molto trash, perché è normale, e ci sta molte cose fatte bene, come per la cucina. Ci sono bravissimi chef che cucinano da Dio, e ci sono molti trash, ok? Che cucinano mettendoci la panna sopra. Qual è il punto panna sopra in tutti i piatti, ok? Lo sapete, non lo citate perché ovviamente poverino, però secondo me lui è un bravissimo chef che fa finta di fare il troll, però vabbè. Comunque, tornando a noi, fondamentalmente sta in questo il discorso, che YouTube Sensei è pericoloso, Instagram Sensei è ancora più pericoloso. Perché è pericoloso? Se io metto, come avevo citato in quel video, un video di 5 minuti con 10 spiegazioni dettagliate di una tecnica, le persone guardano possibilmente a neanche 30 secondi, anzi vanno a vedere subito io che faccio il movimento veloce, basta, perché è più che sufficiente quello. Purtroppo questa cosa me ne ero già accorto negli anni in cui facevo fare, tanti anni fa andavo nel nord Italia e facevo, per la precisione a Venezia, facevo fare i video, perché ovviamente essendo lontani loro potevano registrare 30 ore di lezione. Sì, registravano 30 ore, tanto di cappello alla loro parsimonia. Il problema di fondo è che a volte andavo sopra e vedevo degli errori che invece avevo corretto. Perché nasceva questo errore? Perché chi registrava, avendo noia della mia voce, che ribadisco, in questo caso ha ragione, perché la mia voce a me non piace proprio, anche se alcuni di voi so che vogliono il podcast perché vogliono addormentarsi con la mia voce, questo non lo capisco. Comunque, in generale, non ascoltava il video con la voce dove facevo la correzione, vedeva quella parte e insegnava l'errore, lo manteneva nel tempo. Purtroppo è vero. Quindi cosa succede? Immaginate una persona che in 5 minuti di video si guarda 30 secondi. Anzi, meno di 30 secondi, perché ovviamente una tecnica, quanti secondi sono? Tra i 10 e 11 secondi, se proprio vogliamo parlare di tecnica zigorgolate, escludiamo quelle là dove fanno, non sto facendo il dissing per chi fa American Kempo, però effettivamente si sono viste persone che rimanevano fermi così e fanno 10.000 tecniche con questo che sta avendo, ma no, ok? Però effettivamente una tecnica fatta bene non è fatta con la dovizia di chi me è, chi hai, quello che volete voi, dovrebbe essere più veloce e corta possibile, ok? Quindi immaginate le persone che saltano tutta la spiegazione per vedere solo la tecnica. Oppure Instagram, sono video di neanche 20-15 secondi, si vede la tecnica e le persone guardano la tecnica e dicono ah, ok, esiste anche questa cosa, e lo imitano. Il problema di fondo è cosa viene imitato. Fin tanto che si rimane nel proprio dojo o tra gli amici, eccetera, eccetera, vabbè, può capitare, impari quella tecnica, cioè cerchi di imitarla, eccetera, eccetera, e la insegni male. E quindi viene trasmesso un insegnamento fatto male. Vi ricordate l'esercizio, non so se l'avete mai fatto, l'esercizio in cui ci si mette tutti in fila, tutti a guardare un lato, da dietro fanno un movimento, che potrebbe essere questo, e si cerca di capire se alla fine della fila, ogni volta che si gira, perché chi sta alla fine della fila non vede chi sta, stanno tutti guardando un lato, si fa girare uno alla volta, si fa il movimento, e questo qua imita il movimento fino a che non si arriva alla fine della fila. Lo sapete che il 99,9% delle volte, anche mettendo allievi di alto livello, come potrebbe essere il mio allievo Giacomo, Federico o Alberto, o Stefano, Cadeddu, cioè si arriva alla fine dell'esercizio con una confusione gravissima, non si vede la tecnica iniziale, perché l'interpretazione nel tempo, mano a mano che una persona guarda, viene reinterpretata, quindi la tecnica viene interpretata nuovamente a seconda delle persone che viene, riceve la cosa. Immaginate una cosa presa da YouTube o Instagram, quante tecniche strane ci sono? Ricordo che ci sono persone che grazie a non so cosa,
erano diventati da karateka maestri di Brazilian Jiu-Jitsu. Cioè, come puoi diventare maestro di Brazilian Jiu-Jitsu quando effettivamente c'è un iter molto difficile per diventare maestro di Brazilian Jiu-Jitsu, per non parlare di altre cose. All'epoca, quando l'Aikido era famoso, si diventava maestri di Aikido, quando il Krav Maga era famoso si diventava maestri di Krav Maga, eccetera eccetera eccetera. E qui si parla di karateka, aikidoka, jutoka, ci sono tante cose, casi simili. Comprendete che è un po', come direbbero i sardi, aici aici. Io direi utilizzare spesso questo aici aici, così così, che effettivamente non ha senso. Soprattutto, ripeto, se si fa dentro il dojo, vabbè, lascia il tempo che trova, capito? L'ha insegnato male, il ragazzo che l'ha visto quell'unica volta sicuramente non se lo ricorderà, è passato una serata a fare qualcosa di diverso e amen, cioè, non si è fatto male a nessuno, speriamo. Però fondamentalmente se da lì l'eccessivo è il contrario, è quello là che prosegue a fare queste lezioni sbagliate, lì è un po' pericoloso. Quindi, ripeto, non si impara da un video. È bello vedere chi pratica per nostalgia, nel mio caso, quando vedo le tecniche del maestro Kondo o dei suoi allievi, mi viene nostalgia. O vedo Saito Sensei, mi viene nostalgia. Quello che volete voi. Quando vedo la tecnica di Shirakawa, dico oh, bravo, bellissimo, eccetera, eccetera. Per parlare di Aikido. Chi parla del Wing Chun vede i vari maestri di Wing Chun, sono commossi, eccetera, eccetera. Cioè, ci stanno, oppure Krav Maga, quello che volete voi. Quando vedo Manu Spadaccini mi piace vederlo perché ha un'ottima tecnica, eccetera, eccetera. Cioè, è bello usare il mezzo per quello che è, ma non può sostituirsi alla pratica in un dojo, in un Kwon, in un Dojang, eccetera, eccetera. Andate a praticare. Un fatto è... ho l'amore, sto già praticando e voglio avere ulteriori informazioni, non perché penso che il mio maestro mi stia fregando, bensì perché la mia passione mi portava, come ai miei tempi, la nostra passione ci portava, se qualcuno del forum ci diceva andate in questo forum, questa parte dove si può scaricare la tecnica di TCE, allora si andava a vedere cosa facesse TCE, perché non, fino a che non sei andato al suo seminario eri curioso di come mai le persone avessero la passione per TCE. Qui si parla del 2000, ragazzi, non è che si parli di 30 anni fa. Quindi, tornando a noi, è importante comprendere che la pratica nel dojo è fondamentale. YouTube Sensei non ha senso, non ha senso. Io personalmente posso mostrare le tecniche per dire guardate, io sto facendo, insegno questa tecnica, questa è la mia metodologia, questo è il mio modo di fare le cose. Voi apprezzate, venite a praticare, ma non deve sostituirsi a io ti insegnerei XYZ al dojo, perché al dojo posso curare la tecnica, posso fare in modo che nessuno si faccia male, posso fare in modo che i dettagli siano acquisiti in maniera perfetta, eccetera eccetera eccetera. Online non si può fare così, ok? Poi alcuni di voi diranno ma tu non c'hai il Mushashugyo, ossia quel settore degli abbonamenti, e grazie a chi si abbona, ragazzi, quegli abbonamenti che dove si mostri le tecniche. Sì, è vero, io mostro le tecniche lì, ma è per chi successivamente vuole venire a praticare o già sta facendo la pratica con me dal vivo, e questa è una cosa importante. È come quando avevamo i libri di Saito Sensei, per esempio. Io ho quasi l'intera collezione, se non mi sbaglio. I libri, guardi il libro quando da giovane non ti ricordi di una tecnica, come si faceva Ikkyo da Katadori, per esempio, cioè sto prendendo per assurdo. Si guardava il libro e si cercava di capire, si faceva così, è un modo per ricordarsi. Oggigiorno ci sono i video, è un modo per ricordarsi, è un modo per presentarsi, ma non deve diventare il maestro che ti insegna, capite? Perciò cercatevi un bravo maestro, cercatevi una persona che vi possa veramente far crescere. Grazie ancora di essere stati qua, iscrivetevi al mio canale Quello di Sensei e ci vediamo nel prossimo video. Domani che si aspetta.